Che bel figliolo che ho. Parmenide. Parmenide. Parmenide Vas. E poi? Parmenide. Ere. Parmenides Vas. Vos was er. here. Here. Parmenide è stato qui. In che lingue? In inglese. Sai chi era Parmenide, No. Non so, non conosco nessuno. no? Parmenide è uno che è nato qui nel 544 a.C. Addirittura. Però tutte le enciclopedie del mondo, d'accordo, tranne me, dicono che è nato vicino Napoli, anzi vicino Salerno, ad Ascea Marina. In realtà lui è nato qui. All'erba. Sì, perché i suoi genitori scapparono dalla Turchia, che c'erano le guerre. Scapparono dalla Turchia con tutti i concittadini, tutta la città abbandonarono perché c'avevano il nemico alle porte, c'avevano questo terribile generale Arpago, che era un generale che aveva inventato un sistema con una rampa con le ruote che la metteva sulle mura delle città e poi l'esercito arrivava di rincorsa e saliva sopra le mura, quindi non c'era bisogno di distruggere le mura per entrare dentro una città. E l'assedio durava poco perché con questo sistema lui entrava subito nelle città. Allora, quando loro sanno che sta arrivando l'esercito di questo terribile Arpago, cosa fanno? Preparano tutto, prendono le cose più preziose, salgono sulle loro navi, una Scappano. sessantina di navi, e scappano dalla Turchia nel 545 a.C. E arrivano fino a Marsiglia, perché Addirittura. Marsiglia era una grande città di mare dove c'era il quartiere degli Etruschi, il quartiere dei Liguri, dei Celti, il quartiere dei Fenici e c'era anche il quartiere dei Greci che erano proprio della loro città lì. Erano venuti 50 anni prima dalla Turchia, no? Questi Greci erano andati a abitare a Marsiglia, che era un grande mercato internazionale, vino, stagno, ferro, c'era proprio tutto lì, che trafficavano di tutto, no? Ceramiche, bronzo. E, però loro arrivano con 60 navi. Mi segui? Loro arrivano con 60 navi. Immaginati quanti erano. Proprio a dir poco erano una sessantina, settantina a nave, no? Ma mettiamo che erano 50. Vabbè, erano tipo 5.000 persone, forse anche di più, perché le navi non è detto che fossero 60, potevano essere anche molte di più. E questi gli dicono, no, come, dove vi mettete qui? Cioè, quindi tornano giù. C'è un'altra versione della storia che dice che loro erano andati in un tempio, andavi a quei tempi, in un tempio e parlavi con una Pizia, che era un oracolo. Questa Pizia, che si trovava in Grecia, no? Questo tempio era a Delfi, il tempio ad Apollo. Questa Pizia era una sacerdotessa che stava praticamente nella penombra, e andavi, gli facevi una domanda e lei ti Ti dava una rispondeva. risposta, sì, però era una risposta acusmatica. Cioè un enigma, una sorta di enigma, dovevi interpretarlo, potevi interpretarlo in vari modi. E loro gli chiedono, siamo scappati dalla nostra città in Turchia perché ci hanno attaccato, c'era la guerra, dove dobbiamo andare per trovare una nuova casa? E lei gli dice, andate vicino a Kyrnos, andate vicino a Kyrnos. Che cos'è sto Curnos? Questo è il fatto, che Kyrnos poteva essere un posto, ma poteva essere anche il nome di un eroe, il nome di un'altra cosa, no? Loro per Kyrnos pensano, era il nome della No, ma Corsica, mi tocco non ti l'occhio toccare perché. l'occhio, non te lo toccare l'occhio, dopo ti metto il collirio. Era il nome della Corsica, Kyrnos, quindi loro vengono in Corsica, questo è perlomeno il mito. Una delle cose più probabili è che siccome c'erano
tutte le rotte marittime che collegavano il traffico dalla Grecia, la Sicilia, il Medio Oriente, verso l'Europa, verso la Francia, che passavano di qui davanti, fra la Corsica e l'Elba. E in più all'Elba c'era come il petrolio di quei tempi, c'era il ferro, no? Era solo, quasi solo all'Elba, cioè c'era anche in tante altre parti del mondo, ma l'Elba era quella che ne produceva in quantità Produceva il ferro. industriali talmente tanto che era, praticamente lo commerciava ovunque nel Mediterraneo, no? Per dire, Atene compravano il ferro dall'Elba in Grecia. E quindi tutti volevano prendersi l'Elba, capito? All'Elba ovviamente vivevano sia i vecchi Elbani, Liguri, preistorici che stavano qui da secoli, ci stavano vari Etruschi, non solo gli Etruschi di Piombino, di Populonia, ci stavano gli Etruschi di Tarquinia, di Cerveteri, vicino Roma, no? Tutta questa gente qui stavano all'Elba per controllare i traffici marittimi e il ferro, cioè era un tesoro, no? Era un tesoro. E quindi è probabile che questi greci volessero, sì, piazzarsi sulla costa della Corsica, ma per prendersi l'Elba. Infatti c'è uno storico greco che racconta che loro a un certo punto attaccano la terraferma e molto probabilmente attaccano l'Elba. Lo dimostra il fatto che 50 anni dopo altri greci che venivano dalla Sicilia, da Siracusa, con la loro flotta di navi e soldati, vennero e conquistarono l'Elba. 500 avanti Cristo, 455. Conquistarono l'Elba perché volevano controllo delle rotte e il ferro dalla Sicilia vennero fin qui, a quei tempi che le navi non andavano mica a motore, andavano a remi, a vela. Quindi era importante, no? Quindi Parmenide Wasir, perché? Perché Platone, quando racconta che Parmenide incontra Socrate, lo fa perché vuole fargli mettere a confronto che erano due grandi pensatori, no? Due grandi filosofi. E allora lui racconta questa storia di Parmenide, vecchissimo, 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 che incontra Socrate, giovanissimo, 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 perché è l'unico modo per farli incontrare, perché in realtà sono vissuti in due epoche diverse, non si sono mai incontrati. Però Platone aveva bisogno di questo incontro perché il protagonista di tutte le storie che scrive Platone è sempre Socrate. E quando scrive la storia di Parmenide ci mette Socrate dentro. Quindi è ovviamente come si chiama tecnicamente, una sorta di escamotage letterario per creare questa storia e mettere a confronto le idee, no? Di Parmenide e di Socrate. Però la realtà è che gli altri storici, storici proprio della filosofia di quei tempi, greci, lo raccontano molto meglio. Dicono che Parmenide raggiunse la sua maturità, che erano 40 anni, nella 58esima Olimpiade, che era il 504 a.C. Addirittura. E allora se lui nel 504 a.C. aveva 40 anni, allora Parmenide è nato nel 544, diciamo anno più, anno meno, no? Ma dove erano i genitori di Parmenide nel 544? E qui con certezza matematica, non è più storia o archeologia, certezza matematica, noi possiamo dire che Pyretes e la moglie, della quale non conosciamo il nome, che erano i genitori di Parmenide, nel 544 facevano i pirati fra l'Elba e la Corsica. Quindi Addirittura. Parmenide was here vuol dire che Parmenide è nato qui. Poi, intorno al 536-535, quindi quando Parmenide aveva già 8-9 anni, scappano dalla Corsica e se ne vanno a stare in Aueli, che è una città di origini etrusche, molto probabilmente, perché tutte le città che hanno il nome che comincia con Ve sono tutte città etrusche. Ve. Ve, Velk, Vulci. Ve, Vetla, Vetulonia. Ve, Vetluna.
Velatri e Volterra, tutte con Ve. Quindi loro vanno a stare in una città vicino, vicino Salerno, che si chiama Veli e è chiaramente un nome etrusco. Quindi vanno in quest'altra città e vanno a vivere lì. E lì Parmenide, che è lui, Parmenide, Lui è Parmenide. no, questo è un disegno, ma Parmenide, che è lui nel senso Parmenide era qui, e lì Parmenide crea proprio una scuola di filosofia, un'università di filosofia. Si chiama proprio la scuola di Elea, cioè di Veli, di Velia, di Veli, Velia. E da lui parte tutta l'origine di tutto il pensiero filosofico, ma quindi anche matematico, scientifico, di tutta l'Europa. Era un grande cervellone. Diciamo che lui e il suo quasi contemporaneo, un po' più vecchio di lui, che era Pitagora, anche lui veniva dalla Turchia, da Samo, che è un'isola davanti alla Turchia, anche lui venne in Italia. Però lui si fermò a Taranto, Crotone, Metaponto, nella Basilicata, Calabria, Puglia, quella, Nel Golfo di sud, Taranto, nel quella zona sud. lì, nel sud, e lì fece la scuola pitagorica, che diventò famosissima e che praticamente ha gettato le basi per tutta la nostra aritmetica, la geometria, la matematica. Il mondo come lo vediamo oggi noi esiste grazie a questi signori. Non che la gente prima fosse stupida, prima di loro, anzi. Erano Anzi, intelligentissimi, forse ne erano. sapevano ancora di più nell'età del bronzo, nell'antico Egitto, i Sumeri, molto probabilmente i Sumeri che erano vissuti 2000 anni prima di loro, ne sapevano ancora di più, però poi era andato tutto un po' dimenticato, un po' perduto. Loro praticamente fecero quello che fecero Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, i vari intellettuali, diciamo, il Rinascimento fiorentino, così chiamato, no? Il Rinascimento. Loro lo fecero 2000 anni prima del Rinascimento, fecero un Rinascimento. Tecnicamente i filosofi la chiamano periodo assiale, cioè Assiale, che vuol dire che assiale? gira, che la storia cambia completamente, gira e attorno a questo perno sul quale gira prende una direzione che è completamente diversa e che è la stessa che abbiamo ancora oggi. Noi facciamo parte di quella tradizione. Quindi quando noi diciamo le origini del nostro pensiero, le origini del pensiero occidentale, pensiamo esattamente a questo. Vedi, qui c'è anche la data Veramente. 539 avanti Cristo, quando Parmenide era già sicuramente nato e i suoi genitori non erano già sicuramente ancora andati via di qui. Quindi Parmenide era qui. Poteva essere a Marciana, a Fetovaia, poteva essere a Mo la Madonna del Monte, molto probabilmente. Poteva anche essere sulle coste della Corsica, come raccontano gli storici greci, però non è che è oro colato. Quello che raccontano ha sempre dei margini di interpretazione, perché è molto associato a una mito-storia, no? Quindi c'è la verità, c'è una base di verità, e su questa base di verità, noi sappiamo, mettendo insieme le cose, che il pensiero occidentale potrebbe essere nato proprio per ipotesi. Proprio qui dove siamo seduti io e te. E ora che io e te siamo qui, dimostriamo proprio la fine del pensiero occidentale. Non c'è più pensiero occidentale. Non lo vedi, non capiamo più nulla. Pensiamo a niente, stiamo qui al sole. Guardiamo il sole, il cielo, i colori del cielo, i colori del Il mare. 20 di febbraio c'è 25 gradi, appoggio. È una meraviglia, Te guarda ti il mare preoccupi? tranquillo. Greta Thunberg? Chi è Greta Thunberg? Appunto. Chi è Greta Thunberg? Chi è? Ma chi è? Dimmelo ora. È una bimba che protesta perché dice che questo caldo è un problema. E Ah, senti, soffri dal caldo. soffre il caldo e allora lei vuole che la gente smetta di andare in macchina, di mangiare con fornelli a gas, devi cucinare la roba, vuole che la gente smetta di usare il telefono, il cellulare, di guardare la televisione. Tu immagini, te cosa faresti tutto il giorno senza televisione? Sono pazzi questi, Ci sono, È la fine del pensiero occidentale. esistono tanti pazzi.
È la fine del pensiero Che a volte occidentale. sono loro che dominano, sono loro che fanno. È la chiusura dell'Achsenzeit. La Sensei, non so cosa vuol dire. L'Achsenzeit era all'inizio che iniziava qui con Parmenide, Pitagora, Buddha in India, nel VI secolo a.C., no? Nel 600-500 a.C. E questa è la fine. Inizia lì e finisce qui, cioè sono passati 2550 anni, 2550 anni. E ora proprio si capisce, si percepisce, anche perché la gente di pensare non gliene frega più niente. E pensi a fare. Il pensiero occidentale è finito. Ah sì? Allora vedi, la gente magari preferisce fare yoga, ecco, che non c'entra niente, no? Torna indietro alle origini, prima che inventassero questa storia della matematica, della scienza, questa storia qui. Torna indietro la gente, ha bisogno di qualcosa di più sacro, Riposarsi di più antico. tranquillamente. Stai sotto un albero così, in silenzio, e ascolta gli uccellini che cantano e il rumore del vento. Questo vuole la gente Vuole riposarsi. E osservare le bellezze della natura, oggi. Che non so poche. che ce ne sono tante. La natura è bellissima tutta. Guarda che ramoscelli, guarda che alberi a punta, che alberi rotondi, che alberi secchi, che alberi, che mare di tutte le sfumature. Guarda che. È una cosa incredibile. Dove vai, tesoro? Apprende il telefono. Le Ah, sigarette.